Allora, ho scelto di firmare per la lista Tsipras per varie ragioni. La prima è che qualsiasi indizio si trovi di unità a sinistra, di una sinistra che merita di essere chiamata così, non travestita o vergognosa di se stessa, io ci sto sempre, quasi che sto per dire a priori, quasi che a capofitto. Secondo, perché nel collegio, nella circoscrizione dove voto io, che è il nord-est, io abito a Bolzano, capolista è una giovane donna sindacalista della CGIL, secondo motivo per sostenere questa lista, che vuol portare anche in Europa la causa di lavoratori e lavoratrici, cioè la causa di classe e di genere, che da lungo tempo, diciamo, mancano dal nostro orizzonte politico. Terzo, perché il capolista non è nemmeno italiano, perché mi sembra giusto che oramai si configuri in Europa un raccordo tra le forze politiche che vada oltre i confini nazionali, in modo che sui confini nazionali si trovi qualche aggiustamento. Io abito in una zona mistilingue, per esempio, e ci si renda conto che se quasi tutti i confini degli stati nazionali europei sono mistilingui, vuol dire che l'Europa deve davvero diventare un continente misto. Dirò una cosa che può apparire molto rozza: quando ero giovane io, nella preistoria, la razza era una cosa importante, e mi ricordo che mia madre, che era antifascista, diceva sempre: per fortuna che noi siamo una razza bastarda, perché le razze pure sono un po' stupide, anche tra gli animali, figurarsi tra le persone.